Svegliati Alessandria, oggi il 21 gennaio 2021. Mi trovo qua dietro il Retail Park di Alessandria. Come potete vedere, in fondo la tangenziale, e qui ci sono i lavori che sono iniziati da pochi giorni per quanto riguarda il nuovo insediamento di logistica Amazon. Tutto recintato questo cantiere. Buongiorno professore, vedo che sta ammirando questo enorme cantiere. Sì, in effetti è un'area veramente molto grossa, e come ha detto l'altro giorno il vice sindaco, ospiterà un grossissimo parcheggio con 400-500 colonnine elettriche, quindi ci saranno altrettanti mezzi di consegna. Sarà un centro appunto di consegna della Amazon. Ci sarà sicuramente uno sviluppo, un indotto che è legato appunto a questo tipo di attività. Ormai questa è la tendenza, e la tendenza è della vendita e della consegna delle merci online, un po' quello che uno degli obiettivi di questo cosiddetto grande reset, cioè quello di concentrare anche il commercio e diciamo l'utilizzo solo attraverso la consegna delle merci e anche degli alimenti, anche di tutto quello che è possibile. C'è un accentramento, questo sicuramente da un lato può essere positivo, vediamola dal punto di vista occupazionale di Alessandria sicuramente, ma dall'altro, e questo avrà sicuramente un forte impatto sul commercio locale, sul commercio di vicinato. Quindi da una parte si creano posti, dall'altra presumibilmente si tolgono, ma questa è la direzione. Noi non possiamo fare niente per invertirla, almeno a livello di politiche. E certamente è un dato di sviluppo della nostra epoca. Vediamo come poi procederà. Proviamo ad avvicinarsi, professore. Dobbiamo andare un po' lì vicino a questo cantiere. Andiamo a vedere più da vicino. E sono impiegate decine e decine di mezzi. Mi sembra che i tempi per la consegna siano molto rapidi. Si parla a fine agosto del 2021, quindi di quest'anno. Quando l'abbiamo detto, quando ci sono i soldi si velocizza tutto, quando l'affare diventa importante l'impegno è sempre il massimo. Sicuramente questo cantiere, questo nuovo centro logistico, professore, accelererà anche la costruzione del secondo ponte sulla Bormida? È inevitabile, inevitabile, perché con l'arrivo delle merci e soprattutto con la partenza dei 400 pulmini, si presume, furgoni, è chiaro che ci deve essere una viabilità all'altezza della situazione. Certo. E quindi il lato, diciamo, verso Spinetta è piuttosto debole come viabilità. Un ponte non basta più, poi un ponte vecchio e anche ormai, non dico fatiscente, però ormai insufficiente. Bene. Questo insediamento
farà il paio con quello di Novara, anzi Novara probabilmente ospiterà proprio merci, sarà un centro di smistamento immagino. Qui invece si parla di centro consegne, quindi la parte finale, diciamo l'ultimo miglio, certo. La merce viene caricata in furgoncini e viene consegnata. Per la città di Alessandria, dopo anni di stasi, di stagnazione, è un segnale di ripartenza in qualche modo. Ripeto, c'è sempre un rovescio della medaglia. Di qua si parte, si creano posti, si crea lavoro, movimento, si guarda al futuro, a questo tipo di futuro, e dall'altra si chiude una situazione, si chiude un'epoca, si chiudono negozi, eccetera. Però non è detto, la vicenda umana ci lascia sempre delle sorprese. Arrivederci a tutti.